Tra poche ore comincia a Roma Cosmopolitica. In questi 3 giorni si discuterà dei valori, e delle caratteristiche di una nuova forza della sinistra italiana. Qual è la sua opinione? C'è spazio in Italia per un soggetto di questo tipo e quali caratteristiche innovative deve avere per essere efficace? Ma io penso che sì, certo, che fa bene peraltro alla democrazia avere anche una forza di sinistra, una forza progressista che riesca a tirare, come dire, tutti coloro che sono demotivati, coloro che non ci credono più o coloro che non hanno mai voluto intraprendere l'impegno, la partecipazione. Però ci sono delle condizioni. Credo che sia importantissimo riuscire ad avere un progetto capace di suscitare entusiasmo nelle persone, capace di suscitare proprio slancio. C'è spazio sicuramente, ma questo movimento, questo nuovo soggetto politico ha una grande responsabilità, quella di non deludere, quella di essere all'altezza delle aspettative, quella di motivare e quella anche di ambire al governo del paese, perché il cambiamento non si fa in un angolo, il cambiamento non si fa neanche ballando da soli, il cambiamento si fa capendo che bisogna unire le forze perché è importante riuscire a dare un'alternativa a questo paese. Quindi io auguro tutto il successo possibile a questa sfida che state avviando oggi con questo incontro. E non vediamo le difficoltà dell'avversario. Non va bene. Non va bene che 2 anni fa tutti, quando abbiamo fatto l'accordo, ci spiegavano che la chimica era... Aveva ragione Papa Bergoglio, non dobbiamo indurci in rassegnazione contro le malefatte di un governo che non capisce che senza una filiera di prodotti che vanno dall'estrazione ai consumi, questo paese perde pezzi che non possono essere più recuperati. Versalis non si può svendere a SK Capital, che è un fondo ridicolo americano con capitali iraniani. Mattei si rivolterebbe nella tomba. Vediamo attraverso la Cassa Depositi e Prestiti di intervenire, vediamo di fare un progetto che ci permetta di avere una industria che pensi al futuro. E la chimica verde dove va a finire con Versalis che viene venduta? Dove va a finire la prospettiva di tutti quei siti dove i lavoratori rischiano di perdere il posto di lavoro? Si sta desertificando il paese e poi ci dicono che c'è la ripresa. Ma di quale ripresa parliamo se non la ripresa dei veri fondelli? Stiamo facendo in modo di depauperare l'attività produttiva. Dovevano fare gli stati generali dell'industria e non li hanno fatti. Devono fare una conferenza stampa per l'industria, non l'hanno fatta. Cercheremo di spiegargli noi cosa bisogna fare per l'industria in questo paese. Solo e soddisfatti, e se devi andare a scuola e c'è un autobus che aspetti, non ti illudere che passi o che poi l'ora si rispetti. Non c'è nulla che funzioni e forse questo già lo sai, ma ora c'è chi può cambiare, se ci credi cambierà. Lasciare di Alemanno, perché mafia capitale che ha causato il vero danno. Vai avanti, non pensarci, riprendiamo sto discorso. Ora c'è chi può seguire, ecco Mascia col suo. Quali sono le punti chiave di Mascia e dell'Orso? Per i punti chiari, il primo è quello del consumo del territorio zero. Basta cementificazioni, 200.000 case sfitte, non bisogna costruire più. Il secondo è quello dello smog e del traffico, un piano di mobilità sostenibile, non solo per i 60 autobus elettrici che ci sono, ma anche per altre iniziative, anche leggere, tipo mettere i portabici davanti agli autobus, in modo che io, che giro in bicicletta e che devo fare delle salite, magari non ci riesco, lascio la bicicletta, faccio un pezzo con l'autobus e poi riprendo la bicicletta. Il terzo punto è quello dei rifiuti, punto fondamentale, cioè nel senso che Roma deve arrivare al 60% della raccolta differenziata attraverso il porta a porta. E un altro punto importantissimo è quello del
che lui ci tiene tantissimo a questa cosa qua e me lo dice sempre, è quello delle scuole dell'infanzia. Non devono essere privatizzati, scuole dell'infanzia pubbliche per tutti, e non devono aumentare le rette per quelli che hanno un reddito basso.